Allora, ben ritrovati ragazzi, buongiorno a tutti quanti. Io mi chiamo Alberto Nisi, per chi non mi conoscesse, insegno inglese al Politecnico di Rumello e oggi, in compagnia del mio buon caffè, del mio ottimo caffè direi, volevo parlarvi di un argomento che mi sta particolarmente a cuore. L'altro giorno leggevo tra le pagine dell'Eco la sezione spettacoli, ok? E ho trovato un bellissimo articolo che parlava di musica, dove venivano consigliati 10 o più dischi di vario genere di musica, ok, da sentire durante questo periodo di quarantena. E ho pensato che sarebbe stata una bellissima idea farlo con voi, nel senso proporvi, consigliarvi 10 dischi che piacciono a me tra la mia collezione da poter sentire durante questa quarantena, ok? Ho scelto come tematica principale, genere fondamentale, il rock anni 70, per un motivo semplice, perché prima di tutto è il genere che prediligo, ok? Quindi in primis io sono un grande amante di questo genere, e secondo perché noto con grosso dispiacere, scusate, che è un genere che non è più così diffuso come magari anche solo 10-15 anni fa. E io magari cer e voglio cercare con questo video di consigliarvi, di farvi conoscere, ok? Di farvi scoprire questo nuovo genere, questo nuovo vecchio genere, per farvi anche apprezzare questi gruppi che piacciono tanto a me. E io voglio cominciare questa mia lista, ok, con un disco al quale sono particolarmente legato, perché è del mio gruppo preferito. Loro sono i Led Zeppelin, il disco è Houses of the Holy. Parlo di disco, ma io ho praticamente solamente i CD. Ok, questo disco è secondo me bellissimo perché si discosta leggermente dalle sonorità tipiche dei primi album del gruppo, e sono delle sonorità un po' più pop, un po' più leggere, un po' più soft, ok? Non è uno dei più famosi, ma è sicuramente, secondo me, uno dei più belli, ok? Che contiene alcune tra le tracce più belle di questo gruppo. I Led Zeppelin sono un gruppo, secondo me, indimenticabile, che vanno scoperti per chiunque ami comunque la musica rock. Consiglio numero 2, lo faccio con un gruppo che amo alla follia, loro sono i Black Sabbath, il disco è Volume 4, volume 4. I Black Sabbath chi sono? Sono i creatori, i padri dell'heavy metal, quindi un genere che a tanti magari può anche fare un po', può anche non piacere per niente, ok? Io amo questo genere, amo questo gruppo, e per chiunque si volesse affacciare ai Black Sabbath e a questo genere, io consiglio vivamente questo album perché è molto vario, ok? Le canzoni sono tutte molto varie e secondo me sono molto orecchiabili. Quindi il secondo consiglio, assolutamente Black Sabbath, heavy metal. Poi consiglio numero 3, ok, torno un po' indietro nel tempo e lo faccio con un classico della musica rock, cioè quindi con un chitarrista, con un cantante indimenticabile. Lui è Jimi Hendrix, l'album è Axis Bold as Love del 67, eccolo qui. E anche questo non è considerato uno dei suoi migliori lavori, ma secondo me è il suo più bello. Ci sono particolarmente legato e ci sono alcune delle tracce più belle di Hendrix. Secondo me è un album molto più easy, molto più semplice degli altri, ma non per questo meno efficace. E secondo me lui spazia molto qua. Hendrix, colgo l'occasione per dire che è fondamentale non solo per la musica rock, ma anche per tutti quelli che vogliono suonare la chitarra. Quindi, ragazzi, se amate questo strumento, Hendrix è sicuramente il primo artista che dovete sentire. Poi, per il consiglio 4, ho scelto un disco che secondo me è un capolavoro della storia della musica in generale. Loro sono i Clash, l'album è London Calling, eccolo qua, del 79. Perché questo disco? Allora, i Clash nascono come gruppo punk in Inghilterra, ok? Ma nel corso della loro carriera abbracciano tanti stili, tanti generi diversi. Infatti questo album concentra tutti questi generi diversi in un unico disco, in 70 minuti, ok? È molto lungo, molte tracce. Troviamo dentro un sacco di generi, reggae, addirittura pop, rock and roll, jazz, di tutto. Quindi questo disco, se vi piace il punk, ma non solo, è un disco completo. I Clash sono un gruppo chiaramente punk, non solamente dal punto di vista musicale, che si sono un po' discostati, ma soprattutto nell'attitudine. Poi, sempre dello stesso anno, è un disco di un gruppo che probabilmente conoscete tutti quanti, sono gli AC/DC, il disco è Highway to Hell, del 79, e l'ho scelto perché, prima di tutto, secondo me è il più bello degli AC/DC ed è l'ultimo che è stato fatto con il cantante Bon Scott, prima che morisse nell'80. Ed è quello che concentra la parte più bella della loro musica, ok? Della loro prima carriera, quella appunto con Bon Scott, che era molto più blues, molto più, diciamo, rock and roll, ok? Questo disco secondo me è un disco di 10 canzoni tutte fresche, tutte belle, tutte originali, tutte innovative, e per chiunque ami il rock, ok? Questo è imperdibile. Poi faccio un salto di un paio d'anni indietro e cito un gruppo per il consiglio numero 6, un gruppo storico, un gruppo che tutti quanti dovrebbero conoscere. Loro sono i Pink Floyd, l'album
L'album che vi consiglio è Animals. Secondo me è l'album più bello della band. Lo so che molti pensano che sia Dark Side of the Moon, molti altri pensano a The Wall. Secondo me Animals, eccolo qui ancora, ci tengo a farvelo vedere, è in assoluto il più bello. Qui si concentra proprio la poetica di questo gruppo, la loro perfezione musicale, il loro suono perfetto anche a livello di qualità sonora, sono perfetti. Qui dentro ci sono tracce molto lunghe, ok? Quindi se avete tanto tempo libero e siete molto, diciamo, rilassati, vi consiglio questo album che è imperdibile. Stesso anno, ma genere diverso, ok? Consiglio numero 7, lo faccio con un gruppo punk, questa volta però un gruppo assurdo. Loro sono i Sex Pistols e l'album è Nevermind the Bollocks. Ed è, oltre a essere uno dei più belli album di musica di tutti i tempi, è l'unico album fatto dai Sex Pistols, ok? Che è rimasto nella storia. Quindi se pensate alla parola punk, ok? Questo album concentra dentro la quintessenza di questa parola, del punk, ok? È del 77 e questo una canzone più bella dell'altra, davvero. Qui ci sono canzoni meravigliose, quindi questo disco non posso fare a meno di consigliarlo, anche perché è uno dei miei preferiti. Poi, consiglio numero 8, lo faccio, siamo negli anni 80, con un gruppo che tutti conoscete, sono gli Iron Maiden, parliamo di heavy metal. Il disco è Killers. Perché Killers? Perché secondo me è il più bello degli Iron Maiden, ok? Qui dentro c'è una commistione di generi molto varia, che diciamo spaziano molto, perché questo disco, diciamo, risente di molte influenze di fine anni 70, c'è dentro molto punk rock, ok? Anche se le canzoni sono molto cattivelle, sono potentissime. Questo album è una furia, nel senso che non si ferma mai. Sono 11 tracce, una più potente dell'altra, e a distanza di quasi 40 anni questo disco non è invecchiato di una virgola. Quindi per tu, chiunque ami il metal e gli Iron Maiden, Killer secondo me è il lavoro più bello. Allora, voglio entrare un attimo negli anni 90 e lo faccio con un gruppo al quale sono particolarmente legato. Loro sono i Nirvana, il disco è In Utero. Questo è il testamento di questo grandissimo gruppo degli anni 90. Io sono particolarmente legato a questo album perché è stato il primo disco che ho conosciuto, che ho sentito in vita mia. E questo, i Nirvana sono un gruppo non propriamente allegro, non propriamente felice, sono molto cupi, ok? Lo so che in un periodo come questo forse non è proprio quello che la gente cerca, ma a livello musicale questo album è davvero meraviglioso, quindi ve lo consiglio. E consiglio 10, chiudo questa lista con un disco live, ed è l'unico disco live che voglio consigliarvi. Loro sono i Deep Purple e l'album è per forza il Made in Japan, ok? Di questo disco appunto ho una versione LP in vinile ed è l'unico della lista e questo è considerato il miglior disco live della storia della musica rock, ok? O uno dei migliori e io sono concorde con questa affermazione. Qui dentro trovate tecnica, virtuosismo, chitarra, basso, batteria, tastiere, voce anche, ok? Quindi se vi piace il rock tecnico, virtuoso, ok? Quindi lunghissimi assoli, questo è il disco che fa per voi, un disco live indimenticabile in cui loro danno sfoggio di tutta la loro bravura a livello tecnico. Quindi, questi sono i 10 consigli che io voglio darvi di musica rock, non solamente degli anni 70, spero di avervi fatto conoscere dei gruppi nuovi, della musica nuova. Io vi saluto, vi abbraccio e spero di vedervi presto. Saluti tutti quanti.